Ed è bello averlo sentito anche dagli altri partecipanti, che diciamo le posizioni, e Netflix è abbastanza evidente, c'è cioè una media di più o meno la metà dei dipendenti che sono donne, ma nella parte dirigenziale si va oltre la metà, quindi intorno al 51, quasi 52%, e io sono una parte di quel 52% e lo considero un'opportunità, un privilegio, e all'interno del team italiano forse questo, credo che andiamo su percentuali anche più alte. È inutile ricordare un'altra volta qua che la logica è sempre quella del riconoscere il merito e non quella delle quote, e questo è un peccato che dobbiamo ricordarlo sempre, come se uno dovesse giustificare questa cosa, quando in realtà probabilmente oggi come oggi è il frutto appunto di scelte che le persone fanno e delle scelte che vengono fatte da chi queste persone sceglie. Quindi credo che questo sia molto importante averlo presente. Dall'altra parte io credo è interessante per me, nel nostro team di contenuto siamo più donne che uomini, al punto tale che io a volte penso che invece dovremmo preservare anche quell'altro punto di vista, perché penso, e non credo che nessuno delle presenti a questo tavolo direbbe il contrario, che la crescita del punto di vista e della ricchezza delle storie al femminile non può prescindere dal confronto anche con un punto di vista maschile, e quindi credo che la mia responsabilità e quello che facciamo nella scelta noi delle storie all'interno di Netflix è sì quella di valorizzare nuove storie, nuovi punti di vista, quindi non il femminile tout court, ma anche nuovi punti di vista sulla femminilità, che quindi nei personaggi internazionali, che forse sono quelli che appunto viaggiano in tutto il mondo, che possono essere la Regina Carlotta che è appena uscita, o la Diplomatica, che è un'altra serie che cui io anche da spettatore mi sono appassionata, ma nelle storie italiane, perché dalla nostra Lidia Poet a delle serie che stiamo girando in questo momento come Inganno, che avrà una protagonista femminile matura, che è un personaggio non così usuale nella televisione italiana, e Il Gattopardo, tratto dal romanzo di Tomasi di Lampedusa, che avrà un punto di vista femminile inaspettato molto forte. Quindi valorizzare dei punti di vista femminili, ma questo appunto significa avere un'attenzione nelle scelte di questi contenuti, avere un'attenzione nella scelta delle persone che lavorano su questi contenuti, negli interlocutori che vogliamo avere, perché poi in quanto Netflix noi siamo parte di un sistema, e diciamo la responsabilità che abbiamo è sia nello scegliere le storie, sia scegliere e cercare di valorizzare i contributi delle persone che ci possono lavorare a tutti i livelli. Quindi io credo è una responsabilità che mi sono trovata ad avere in quest'ultimo anno e mezzo, non è tanto che lavoro a Netflix, e prima di lavorare a Netflix ho lavorato in altre professioni all'interno dell'industria, e devo dire che è un po' una vertigine positiva quello di poter essere anche da questo lato del sistema, di un sistema, e scoprire che negli ultimi anni tante cose sono cambiate e tante possono cambiare, e ognuno di noi nel suo ruolo può avere, fare un pezzetto di questa strada. È un pezzetto di strada che appunto sta nella scelta delle storie, sta nella scelta dei professionisti, è un aspetto che forse fino adesso è stato toccato proprio all'inizio, ma forse adesso ancora non è stato toccato. Per dare queste opportunità è anche una questione di formare le persone, quindi una delle cose in cui io mi sono coinvolta molto volentieri delle iniziative di Netflix sono le iniziative di formazione per la formazione delle professioniste come Becoming Maestre, e devo dire che adesso stiamo per chiudere la seconda edizione, e dal mio punto di vista questa è una sliding doors per queste ragazze, perché vuol dire conoscere degli ambiti di lavoro, allargarli, per cui io ho di fianco Giulia che è una sceneggiatrice e regista, però ci sono tante altre professioni nella nostra industria che offrono grandissime opportunità e su cui secondo me il talento o il genio femminile possono dare veramente, fare la differenza. E per fare la differenza questo passaggio iniziale per arrivare a quei colloqui in maniera da essere veramente il candidato da preferire, tutto questo percorso va fatto prima, e io penso che questo sia una delle parti del mio lavoro, che magari è un 10% di quello che faccio, però per me è un 10% importantissimo, che mi aiuta a ripercorrere una parte della mia storia all'interno dell'ambito, di quest'ambito, che è una creatività che cresce dal confronto, cresce con la possibilità di incontrare dei mentori sulla propria strada. Quindi penso che questo sia un altro aspetto che è molto importante sostenere all'interno dell'industria.